Dopo aver visto la primavera dei popoli in Europa, e cioè lo scoppio della rivoluzione a Parigi nel febbraio del 1848, e il suo propagarsi a Berlino, capitale della Prussia, e poi fin nel cuore dell'impero asburgico austriaco, cioè a Vienna, vediamo ora cosa accadde in Italia in 2 anni che furono fondamentali, 1848 e 1849. A partire dai quali poi effettivamente si otterranno quelle conquiste che porteranno all'unità d'Italia, anche se apparentemente nel 1849 sembra tutto concludersi con una sconfitta delle forze democratiche e delle forze liberali. Prima però facciamo un brevissimo riassunto appunto del Risorgimento italiano fino al 1848. Abbiamo visto dunque il tentativo della restaurazione, di riportare l'Italia sotto il dominio austriaco e spagnolo, straniero. Tuttavia si sviluppa un desiderio, un'esigenza di libertà che dà vita ad una serie di moti, prima sviluppati da associazioni segrete come la Carboneria, i moti del 1820-21 nel Regno delle Due Sicilie e in Piemonte, poi ai moti del 30-31 che in Italia scoppiano soprattutto nell'Italia centrale, cioè a Modena e poi nel resto dell'Emilia. Nascono anche diverse idee d'Italia, da una parte il programma unitario, repubblicano, democratico di Mazzini, che però porta per lo più a dei fallimenti dei moti organizzati da Giuseppe Mazzini, e dall'altra parte il programma liberale che non ha con l'unità d'Italia proprio al centro, perché in realtà guarda più alla conquista e alla costruzione di una monarchia liberale con diritti costituzionali e semmai al limite a un'unione federale dei vari stati italiani, come appunto immaginava Gioberti. E arriviamo quindi ai moti del 1848-49, dove alla richiesta di costituzione, che era stato principale obiettivo dei moti del 1820 e di quelli del 30, si aggiunge finalmente la richiesta di unità nazionale. E vediamo dove si sviluppano questi moti, queste insurrezioni del 1848. Tutto scoppia a Palermo, quindi ancora una volta nel Regno delle Due Sicilie, che era il più arretrato, ma poi dopo le insurrezioni scoppiate in Europa, soprattutto dopo che Vienna insorge, anche Milano e Venezia si ribellano all'impero austriaco. Poi vedremo appunto che anche Carlo Alberto, il Regno di Savoia, proverà a scontrarsi, a sconfiggere gli austriaci nella prima guerra d'indipendenza, e poi vedremo i tentativi democratici di formare dei governi repubblicani in Toscana e a Roma. Prima di entrare nel vivo del 48 italiano, diamo un'occhiata alla situazione sia politica sia socio-economica dell'Italia alla vigilia di questi moti. Bisogna dire che anche in Italia si era diffusa la stessa crisi economica che aveva colpito il resto d'Europa, che dipendeva appunto dalla carestia, dalla carenza di prodotti agricoli, dall'aumento dei prodotti agricoli e così via. Inoltre, tra il 1846 e il 1848, alcuni stati stavano provando ad attuare delle riforme, mentre altri stati no. Quali erano gli stati più avanzati dell'Italia? Sicuramente era il Regno di Sardegna, governato dalla dinastia di Savoia e composto dal Piemonte, dalla Liguria e dalla Sardegna, dove in quel momento regnava Carlo Alberto di Savoia, che stava provando appunto a
attuare delle graduali riforme, riducendo la censura, approvando dei codici civili di impostazione liberale. Nel Regno Lombardo-Veneto, invece, era sotto il controllo dell'Austria e quindi, chiaramente, come anche il Ducato di Parma, il Ducato di Modena, come anche il Granducato di Toscana, che era amministrato da Asburgo-Lorena, dove c'era Leopoldo II. In questo caso, però, il Granducato di Toscana, rispetto al Regno Lombardo-Veneto, aveva provato anche a fare delle riforme. L'unico stato che rimaneva parecchio arretrato era il Regno delle Due Sicilie, dove il re Ferdinando II di Borbone non concesse alcuna riforma. Perfino nello stato della Chiesa, l'elezione a Papa di Pio IX fu salutata in maniera trionfale, perché Pio IX aveva fama di essere un uomo liberale, malgrado appunto fosse un uomo di Chiesa, il pontefice. E infatti, almeno inizialmente, questo Papa aveva aperto alla libertà di stampa e aveva liberato anche dei prigionieri politici, tanto che sembrava che l'ipotesi neoguelfa di Gioberti, cioè di unire l'Italia con la Federazione di Stati sotto la presidenza del Papa, sembrò quasi diventare possibile. Ecco, possiamo dire che queste graduali riforme liberali e soprattutto la maggiore libertà di stampa permise la diffusione di un'opinione pubblica patriottica e anti-austriaca e soprattutto incominciò a crearsi una coscienza nazionale che quindi incominciava ad aver chiaro l'obiettivo di raggiungere un'unità nazionale. Anche questa volta, come nel 1820, le insurrezioni partono dal Regno delle Due Sicilie, ma questa volta da Palermo. Abbiamo detto appunto che il Regno delle Due Sicilie era il regno più arretrato, sia dal punto di vista politico che dal punto di vista economico. È Palermo che insorge nel gennaio del 1848, chiedendo l'indipendenza della Sicilia da Napoli. Sappiamo che fin da quando era sorto il Regno delle Due Sicilie, la Sicilia aveva perso il ruolo di capitale Palermo ed era stata finita praticamente sotto il controllo, di Napoli, che era diventata l'unica capitale di questo regno. E da sempre aveva, ideali di indipendenza. Il re Ferdinando II a questo punto, dopo nemmeno un mese, è costretto a concedere la Costituzione che garantiva una maggiore autonomia della Sicilia. Seguono il suo esempio in breve tempo quasi tutti gli altri governanti d'Italia, nel senso che Leopoldo II di Toscana concede uno statuto, all'epoca si chiamavano così le Costituzioni, statuti. Subito dopo anche Carlo Alberto di Savoia, promulga lo Statuto Albertino e perfino il Papa Pio IX concede una Costituzione. Ecco, com'è possibile, insomma, che si arrivi in breve tempo a questa evoluzione? A partire da un moto che era stato sicuramente molto impressionante, perché era stato organizzato dai democratici che guidarono questa insurrezione a Palermo. E il timore che potessero effettivamente scoppiare altre insurrezioni anche in altri regni d'Italia praticamente spinse i re e i governatori d'Italia a concedere alla fine queste costituzioni. Lo Statuto Albertino, sappiamo, è la costituzione più importante tra queste, perché sarà la carta fondamentale, costituzionale del Regno d'Italia fino a che l'Italia non diventerà una repubblica, fino a che non entrerà in vigore nel 1 gennaio del 1948, 100 anni dopo, la Costituzione repubblicana.
Era uno statuto nato per il Regno di Sardegna ed era anche una Costituzione concessa dai sovrani, come tutte le altre concesse in quei mesi, in quel mese, nel marzo 1848, perché non erano Costituzioni scritte da un'assemblea costituente, votate in un Parlamento, votate dai cittadini, no, erano concessioni del sovrano. Tuttavia c'erano una serie di diritti che erano quelli liberali, veniva riconosciuto il ruolo del Parlamento a cui veniva affidato il potere legislativo e nello Statuto Albertino, ad esempio, erano previste due camere, come oggi anche abbiamo, solo che avevano un valore diverso, perché c'era la Camera dei Deputati che era elettiva, cioè eletta, ma eletta a suffragio censitario, cioè da una minoranza di votanti che erano quelli che avevano un certo reddito, cioè una certa ricchezza. E mentre il Senato era di nomina regia, cioè vuol dire che veniva nominato, i senatori venivano nominati dal re. Fatto sta che dopo questi statuti, con lo scoppio della rivoluzione, prima a Parigi, ma soprattutto a Vienna, ecco che anche in Italia altre città che erano sotto l'impero asburgico insorgono. La prima a ribellarsi agli austriaci è Venezia. Il 17 marzo viene proclamata la Repubblica Veneta, guidata da un avvocato molto coraggioso, Daniele Manin, che era un democratico. E il giorno dopo anche Milano insorge, il 18 Milano, iniziano le 5 giornate di Milano, dove si combatte per le strade, dietro le barricate, accorrono studenti, borghesi, operai, perfino Carlo Cattaneo, che poi guiderà proprio il Ministero della Guerra a Milano, e andrà a combattere anche lui per strada. Milano praticamente riesce a liberarsi e a cacciare gli austriaci. Gli austriaci sono costretti a lasciare sia Venezia sia Milano e si rifugiano nel cosiddetto quadrilatero, che erano un insieme di fortezze che si trovava tra il Veneto e la Lombardia, cioè tra Verona, Legnago, Mantova e Peschiera. Quindi le truppe austriache si ritirano guidate dal maresciallo Radeschi, che aveva il comando delle truppe nel Regno Lombardo-Veneto. A questo punto insorgono anche Parma e Modena, dove nascono dei governi provvisori e anche i duchi austriaci scappano. Nasce però in questo momento la prima divisione, e nasce a Milano, tra i liberali e i democratici, che fino a quel momento avevano combattuto uniti. Perché i democratici, guidati da Cattaneo, non volevano l'intervento dei Savoia, mentre invece i liberali chiedevano l'intervento di Carlo Alberto in guerra per guidare appunto, portare a compimento questa rivoluzione e quindi conquistare il Regno Lombardo-Veneto definitivamente. E quindi non solo per annettere la Lombardia al Regno di Sardegna, ma i liberali lo chiedevano anche per evitare una possibile deriva democratica e repubblicana di questa rivoluzione. Ecco, la paura era chiaramente che questa rivoluzione prendesse una piega repubblicana e che quindi potesse nascere eventualmente, come sognava Mazzini, un'Italia repubblicana. Dunque, Carlo Alberto, re di Sardegna, decide alla fine di dichiarare guerra all'Austria. La sua aspirazione effettivamente era quella di espandersi in Lombardia. Era stato appunto incitato dall'opinione pubblica dei liberali, degli intellettuali liberali, e soprattutto voleva evitare appunto che Milano cadesse in mano ai repubblicani e che questo diventasse esempio per lo sviluppo di rivoluzioni democratiche anche in Piemonte. Inizia quella che è chiamata la guerra regia, cioè la guerra guidata dal re Carlo Alberto.
Però all'esercito di Carlo Alberto si uniscono anche dei volontari, arrivano dei volontari da molte parti d'Italia, soprattutto dalla Toscana, ma anche perfino dal Regno delle Due Sicilie, ma e anche i regnanti, gli altri regnanti della penisola, stranamente inviano delle truppe contro l'Austria, a supporto dei piemontesi. Inviano delle truppe perfino Papa Pio IX, perfino Re Ferdinando di Borbone e perfino Leopoldo II di Toscana. Dunque, all'inizio i piemontesi avanzano, prendono di sorpresa gli austriaci e addirittura il 26 marzo Carlo Alberto entra a Milano, accolto dalla folla in tripudio. Viene subito convocato un plebiscito e i milanesi e i lombardi votano l'annessione al Piemonte, cioè l'unione della Lombardia al Piemonte. E, successivamente i piemontesi ottengono altre vittorie importanti, il 30 marzo a Pastrengo sul fiume Adige, poi a Goito e anche i volontari che combattono. Soprattutto i volontari toscani ottengono dei successi a Curtatone e a Montanara. Tra i volontari che combattevano contro gli austriaci c'era anche un certo Giuseppe Garibaldi, che era ritornato dopo l'esilio in Sud America e dopo l'esperienza di condottiero in Sud America. Era tornato appunto per combattere nella prima guerra d'indipendenza agli ordini del governo provvisorio di Milano e aveva messo su un reparto di uomini, una formazione di 400 uomini per combattere appunto contro gli austriaci. Formazione che prese il nome di Legione Italiana. Dopo questi successi dei piemontesi, si tengono altri plebisciti, per cui anche Venezia, Modena e Parma proclamano l'unione al Piemonte, al Regno di Sardegna. Questi nuovi plebisciti spaventano gli altri re italiani, che a questo punto erano rimasti impauriti effettivamente non solo dall'espansionismo di Carlo Alberto, ma anche dalla prospettiva di un forte scontro con l'Austria. E quindi il Papa, già a fine aprile del 1848, decide di ritirare le sue truppe, soprattutto per rispettare gli austriaci che erano cattolici. Dopo di lui, anche tutti gli altri, Leopoldo II, Ferdinando II, ritirano le truppe. E soprattutto Carlo Alberto aspetta un po' troppo, indugia, e invece di incalzare il nemico, dà del tempo e permette a Radetzky, al maresciallo, di riorganizzare le truppe e di far arrivare i rinforzi da Vienna. Ecco che a questo punto, una volta riorganizzate le truppe, gli austriaci muovono al contrattacco, passano al contrattacco e il 25 luglio del 1848 ottengono la vittoria definitiva a Custoza, vicino Verona, sconfiggendo l'esercito sabaudo. A questo punto Carlo Alberto è costretto ad abbandonare Milano e il 9 agosto viene firmato a Vigevano il cosiddetto armistizio di Salasco, perché Salasco era il generale piemontese che firmò appunto questo armistizio, che riportava quindi il confine al Ticino, la Lombardia tornava sotto gli austriaci e il piemontese, l'esercito piemontese ritornava appunto nei suoi confini. Il fallimento dell'iniziativa liberale moderata e della guerra regia condotta da Carlo Alberto, spinse poi i democratici a riprendere l'iniziativa.
con il piano che era stato escogitato da Mazzini, il quale credeva che i tempi fossero maturi per una grande insurrezione del popolo che portasse poi alla convocazione di un'assemblea costituente per redigere la nuova Costituzione della Repubblica Italiana Unitaria. E quindi il primo capitolo delle rivoluzioni democratiche inizia ad agosto nel 1848. Scoppia una grande insurrezione a Livorno, Leopoldo II è costretto a scappare e si rifugia a Gaeta e in Toscana nasce una repubblica. Il potere viene dato a un triumvirato, cioè a tre uomini, il poeta Guerrazzi, Montanelli e Mazzoni. Nasce dunque la Repubblica Toscana. Pochi mesi dopo, il 15 novembre del 1848, un gruppo di rivoluzionari democratici uccide un ministro del Papa Pio IX a Roma. Questo ministro si chiamava Pellegrino Rossi. Spaventato, il Papa lascia Roma, anche lui, alla volta di Gaeta. E viene eletta un'assemblea costituente a suffragio universale, cioè tutti i romani partecipano a questa elezione. Il 9 febbraio del 1849 nasce la Repubblica Romana, che era guidata dal triumvirato composto da Giuseppe Mazzini, Aurelio Saffi e Carlo Armellini. E c'era un certo Giuseppe Garibaldi a comando dell'esercito in difesa della Repubblica. Esercito composto da volontari in cui combatteva anche un certo Goffredo Mameli, poco più che ventenne, giovane mazziniano, che scriverà l'inno Fratelli d'Italia, che è l'attuale inno nazionale italiano. Nella Repubblica Romana, oltretutto, sarà scritta una Costituzione democratica molto avanti negli anni, nel senso che conterrà dei principi che poi saranno alla base anche della Costituzione italiana repubblicana, cioè la sovranità popolare, l'impegno dello Stato a favore dei più poveri, la laicità dello Stato, cioè la separazione tra lo Stato e la Chiesa. Era inoltre un periodo in cui l'Austria era ancora in difficoltà, perché in quel momento era alle prese con la rivolta ungherese, c'era Venezia che ancora resisteva, ed ecco allora che anche Carlo Alberto rompe di nuovo gli indugi e decide di riprovarci, di riprendere il controllo del movimento nazionale, rompe la pace con l'Austria e attacca nuovamente gli austriaci. Quindi riprende praticamente la prima guerra d'indipendenza. Solo che questa illusione dura pochi giorni, perché il 23 marzo del 1849 gli austriaci ottengono una vittoria netta a Novara e Carlo Alberto a questo punto è costretto ad abdicare, cioè a lasciare il trono al figlio Vittorio Emanuele II e ad andare in esilio. Morirà praticamente poco dopo a Oporto, in Portogallo. Gli austriaci comunque sono clementi, concedono un trattato di pace che non amputa il territorio del Regno di Sardegna e passano al contrattacco. A questo punto riprendono Brescia, che nel frattempo, dopo l'annuncio della ripresa della guerra da parte di Carlo Alberto, si era rivoltata contro gli austriaci e resistette, riuscì a resistere ben 10 giorni, le famose 10 giornate di Brescia, la leonessa d'Italia. Tuttavia, appunto, cadrà per la ripresa dagli austriaci che poi fanno cadere anche la Repubblica Toscana, riprendono il controllo anche sulla Toscana, rimettono sul trono il Granduca Leopoldo,
Nel frattempo anche Ferdinando II, nel Regno delle Due Sicilie, riesce a riprendere il controllo della Sicilia. Restano in piedi solo Roma e Venezia. Papa Pio IX era già da tempo che invocava l'intervento e l'aiuto delle potenze europee cattoliche della Santa Alleanza, ma questa volta al suo appello non rispose l'Austria, bensì risposero i francesi. Fu Luigi Napoleone, che era da poco diventato presidente della Repubblica francese, a intervenire in Italia. Perché? Perché aveva bisogno di aumentare il suo consenso interno, soprattutto di ricevere l'appoggio dei cattolici francesi. E quindi invia l'esercito a Roma. L'esercito sbarca a Civitavecchia. Garibaldi, insieme ai volontari, cercano di difendere, combattono strenuamente per più di un mese, per cercare di difendere, la Repubblica Romana, che però alla fine cade in mano ai francesi il 3 luglio. Il Papa rientra a Roma, muoiono tantissimi patrioti, fra cui Mameli, mentre Garibaldi scappa, fugge, insieme a sua moglie Anita, attraversa praticamente tutto il centro Italia, risale verso Venezia nel tentativo di raggiungere Venezia, che era già stata assediata dagli austriaci, circondata dagli austriaci. Durante il tragitto, però, Anita, che era già febbricitante e malata, muore a Comacchio e Garibaldi è costretta praticamente a seppellirla in una sepoltura di fortuna nella terra, perché nel frattempo era inseguito dai francesi. Tornerà poi, dopo un anno, a riprendere la salma di sua moglie. Tuttavia Garibaldi non riesce a raggiungere Venezia, che nel frattempo, dopo una grande resistenza, viene ripresa il 23 agosto dagli austriaci. Qualche giorno prima si era resa anche l'Ungheria. Quindi praticamente nell'agosto del 1849 finisce il sogno della rivoluzione europea della primavera dei popoli. Ecco, vediamo qui una carta geostorica sulla prima guerra d'indipendenza, dove trovate le principali battaglie, i principali scontri. Vedete, prima guerra d'indipendenza che si concluderà comunque con una sconfitta italiana. Ci vorranno altri 10 anni, ci vorrà soprattutto il grande sviluppo economico del Regno di Sardegna, che sarà guidato dal nuovo capo del governo, il nuovo presidente del Consiglio, Camillo Benso, conte di Cavour, per far sì che il Regno di Sardegna riesca a competere con gli austriaci nella seconda guerra d'indipendenza. Troviamo invece in questa slide finale, grazie a questa tabella, un confronto fra i vari contesti, i vari scenari dove scoppiarono le rivolte del 1848-49, dalla Francia, dove comunque si arrivò a una repubblica. Si partì con l'obiettivo di riforme sociali, del suffragio universale e si arrivò a una repubblica, dove però prese poi il potere Luigi Napoleone, nipote di Napoleone Bonaparte, che poi ritrasformerà la repubblica in un impero, quindi rinascerà un secondo impero. Ecco che quindi quegli ideali del 1848 alla fine vengono traditi da Napoleone. Napoleone, che poi si chiamerà appunto Napoleone III. In Prussia anche, abbiamo detto, lo scenario non ancora era maturo per riuscire a unire la Germania, ci vorranno ancora più anni che l'Italia, perché l'unità della Germania verrà raggiunta solo nel 1871.
E comunque anche qui è il primo tentativo da parte dei liberali di raggiungere appunto un'assemblea costituente, ottenere una costituzione e unificare la Germania. Ma il cuore appunto di queste rivoluzioni è l'impero austriaco che si vede attaccato da tutti i popoli che non austriaci, che costituiscono questo grande impero, anche se poi la miccia scoppia proprio a Vienna. Anche qui vengono richieste riforme liberali, invece i croati, gli ungheresi, gli italiani chiedono l'indipendenza. Tuttavia, anche qui si risolve con un ritorno all'ordine. Anche se vengono sacrificate figure come il cancelliere Metternich, quello che aveva detto che l'Italia non era altro che una denominazione geografica, un'espressione geografica, e quindi non aveva diritto di essere uno Stato, che aveva quindi un'identità culturale e politica. Anche Budapest viene ripresa, bombardata, così come Praga, e quindi si ritorna all'ordine. L'Italia, l'abbiamo visto, anche lì l'insuccesso della propria guerra di indipendenza, quindi della fase liberale, del tentativo liberale, ma anche l'insuccesso del tentativo democratico delle repubbliche di Toscana, di Venezia e di Roma. Per cui alla fine si arriva a una caduta di queste repubbliche, a una riconquista austriaca, al ritorno, insomma, dei regnanti. Tranne appunto nel Regno di Sardegna, dove Carlo Alberto lascia Vittorio Emanuele II, che poi sapremo appunto sarà il primo re d'Italia, però ci vorranno ancora, abbiamo detto, 12 anni. Cosa lascia in eredità il 48 all'Italia? Sicuramente una grande partecipazione popolare alla lotta che si sviluppa nelle città. Soprattutto l'esperienza del volontariato di italiani, quindi che partono da tutte le zone d'Italia per andare a combattere, portando la bandiera tricolore, sognando appunto l'unità d'Italia, e quindi porterà insomma un'esperienza fondamentale che poi servirà e maturerà negli anni successivi, raggiungendo quell'obiettivo appunto dell'unità d'Italia.